Ben approdati nuovamente sul mio canale per un video, questa volta su richiesta. Sto esaudendo la richiesta, che è stato anche un ottimo spunto, devo dire, perché è un video che penso possa rivelarsi molto molto utile, di una delle mie iscritte, che è Mandorlamara, che mi aveva richiesto di fare un video in cui facevo degli abbinamenti rossetto matita, perché effettivamente è vero, è molto difficile riuscire spesso ad abbinare rossetto e matita, soprattutto quando l'abbinamento non è già stato fatto dall'azienda o comunque quando non c'è in gamma un range di colori simile tra matita e rossetto. E devo dire che ho avuto la conferma mentre cercavo di fare gli abbinamenti con matite e rossetti presenti nella mia makeup collection, perché ci ho messo mezza giornata per riuscire a tirare fuori 10 abbinamenti. Oltretutto, mi sono resa conto che ho molti pochi rossetti low cost, non so per quale motivo, e a quanto pare tutti i rossetti low cost che ho sono di limited edition, quindi ho pensato che magari era molto più facile o molto più utile fare degli abbinamenti fra dei rossetti che sono in gamma permanente, così se magari qualcuno ha o la matita o il rossetto e non ha l'altro compagnuccio, o magari non li ha entrambi ma gli piacciono, può ancora trovarli in commercio. Allora, in questa bustina di Tanzani ho messo tutti gli abbinamenti che ho fatto, credo che siano una decina. E niente, andiamo ad iniziare. Io spero che la luce sia abbastanza buona. Ho deciso di farlo finché c'era ancora giorno, anche se adesso mi sta entrando sta luce divina. Oh, la Madonna, ho visto. Da un lato, Madonna mia, non so se fare qualcosa. Oddio, mi sembra Ivana Trump oggi. Qualcuno se la ricorda Ivana Trump? Uguale. Ho tirato un pochettino la tenda, mi sembra che così vada meglio, perché sennò di qua c'ho questa luce dorata, tipo Assunzione al cielo, e da sto lato la tenebra. Dunque, cominciamo con la prima coppietta. La prima coppietta è questa, mi sono fermati tutti con gli lastichetti per non farmeli impicciare fra di loro. Ed è un rossetto che ultimamente stavo usando spesso, di Fenty Beauty, una delle nuove uscite. Non tanto nuove, perché ora sono uscite quelle super fluo per l'estate, ma io con quelli fluo non mi vedo proprio. Fabiana Rizzi porta uno smalto fluo sulle unghie. Sì, ma sulle labbra no. Allora, questo è Unbottom, che è un colore veramente molto chiaro, quasi un nude correttore, ma per fortuna ha un sottotono leggermente caldo che mi consente di poterlo comunque portare un po' sul pescatino. Mazza bello! E comunque vi posso assicurare che per fortuna è molto molto fedele la luce, quindi quello che vedete in fotocamera è veramente molto fedele a quello che c'è nella realtà. Non ci credo, questa è finita, gente, è finita in diretta. La 402 di Kiko, delle matite quelle automatiche, che si chiamano esattamente Everlasting Color, sono in linea permanente ovviamente, e ho trovato questa da abbinare, e secondo me è veramente un ottimo ottimo abbinamento. Me sono impegnata, regà, guardate qua che roba. E questa è la prima coppietta. Andiamo con la seconda coppietta, e qua sempre purtroppo su Lacoste, perché vi giuro che no, qualcosina qualcosina c'è, però ho cercato di trovare abbinamenti tutti con matite labbra low cost. Così, se uno viene, come dire, decorticato con il rossetto, almeno con la matita labbra, ammortizza. Allora, questo è uno dei Dior Addict Lip Tattoo, che a me piacciono molto come tinte labbra. No, rossetti liquidi. No, no, questa è proprio una tinta. È proprio una tinta labbra, infatti molto molto liquidina. Il colore che vado a provarvi ora è il colore che andiamo a vedere è Natural Rosewood, è scritto piccolo così, gente, cioè mi ci voleva il contafili per leggerlo. Vediamolo, lo metto qui a fianco, vedete com'è proprio liquidina. Io penso che questo sia un tipo di rossetto che più che messo proprio stratificato è molto bello sfumato. E
proprio in questo senso ci vuole anche una bella matita di supporto. E io ho trovato sempre due opzioni low cost. Queste sono le Wonderproof Lip Pencil di Wygon, che credo siano in permanente. E la metto qua sotto. Eccola. Questa è la Wonderproof Lip Pencil di Wygon. E poi tra le 24 ore di Deborah, che sono delle ottime, ottime matite, ho trovato la numero 03, che sembra proprio andare piuttosto bene. Gliela metto di lato. Allora, io ho entrambe le opzioni. Questa forse si accorda ancora di più, è leggermente più chiara, però comunque se non trovate una avete l'altra che comunque si abbina, nel caso in cui insomma abbiate questo rossetto e non sapete con cosa abbinarlo. Poi, Clio Makeup, una dei Liquid Love di Clio Makeup. Questo dovrebbe essere Peach Nude. Bellissimo anche questo, mi piace da morire. Questi ovviamente sono tutti i rossetti che io adoro. E questo lo andiamo a mettere qua. Guardate che bello questo nude pescato sul rosa. Meraviglia. E ho trovato l'abbinamento sempre con una matita di Wycon, di quelle della linea proprio super basic in permanente. E il colore è Mandorla, numero 30 Mandorla, che è una anche delle mie matite preferite tra le loro. Ed eccolo qua. Devo dire che è solo leggermente scuro, che è una cosa insomma che la matita, l'importante è che non sia leggermente più chiara, perché altrimenti poi si potrebbe notare lo stacco quando andate a mettere il rossetto liquido, se non lo mettete, o il rossetto anche in bullet, se non lo mettete proprio perfetto. Invece quando si tratta di una matita leggermente più scura, potete andare comunque a contornare le labbra, sfumare i bordi, mantenendo comunque il bordo labbra definito, e anche ad applicare una tinta di un pelino più chiara. Questa mi sembra proprio quella che va meglio in abbinamento. Sephora, e qua siamo forse un po' più sul medium low cost, perché comunque le tinte Sephora costano 10,90 euro. Ho scelto uno dei colori che mi piace di più, che è la numero 25. E dicono che sia anche il dupe di Gingerbread Man di Too Faced. Comunque è un bellissimo rosso ruggine. E ve lo metto di qua. Madonna, quanto è bello sto colore, mi piace da morire. E ho trovato l'abbinamento sempre con... Ah no, questa è Mesauda. La matita di Mesauda della linea delle Aqua Kiss, la 110. Sono veramente buone queste matite, molto molto morbide. Ora glielo metto qua di lato. Io qua vi dirò, ci avrei abbinato la Chicory di MAC, anche se questa insomma va veramente molto bene, come potete vedere. Perfetto come abbinamento, perché la Chicory, che è proprio un rosso ruggine, io la uso per cili, e siccome questo comunque va un po' verso le tonalità di cili, che è uno dei miei rossi preferiti di MAC, avrei abbinato quella, però non la trovo più, non so dove è finita. Vabbè che era quasi finita perché la uso tantissimo quella matita di MAC, però mi si è dispersa, svampato signor. Ma devo andare a comprare, magari la trovo in saldo. No, allora torniamo da Clio Makeup. Ho fatto un altro abbinamento sempre con le matite di Wycon. Queste matite di Wycon tenetele d'occhio perché hanno un range colori amplissimo. Non so se saranno forse una trentina, forse anche di più. E si riesce a fare degli abbinamenti molto più facilmente che con altri brand. Allora, il rossetto che ho scelto è Maui Sun, che è un colore meraviglioso. È proprio uno di quelli molto, molto nelle mie corde. Da notare come comunque giro sempre intorno alla stessa tonalità. Fabiana Lizzi, te sei pazza, malata furiosa. Comunque, eccolo qua, Maui San. Ed ecco qui la matita che è perfetta.
e il colore è 20 mattone rosato. Poi vi lascerò nell'info box l'elenco di tutti gli abbinamenti. Così, se non ricordate qualcosa, non vi va di rivedere il video, ve li potete andare anche a leggere. E infatti dovrò fare estrema attenzione a non farli rimescolare di nuovo. Altra accoppiata con un rossetto che è proprio di nuovissima uscita ed è uno dei nuovi rossetti matte di Huda Beauty, che sono assolutamente meravigliosi, hanno una texture che vuol dire che fa. Il colore che ho selezionato, che è tra i due che ho preso, quello che preferisco, è Third Date. Eccolo qui, sempre Nastro Marsala. Che fantasia che ho! Mi si porta proprio. Meraviglia. E ho trovato l'abbinamento, udite udite, con una delle Smart Fusion Lip Pencil di Kiko. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Eppure è così che è andata. Ed è la 528. E ora vi faccio vedere. Che è praticamente a morte sua. Ti è, becca de si spicci. 1,99 euro de matita. Accanto a Huda Beauty da 25 euro, questo quant'è? 24,90, comunque una cifra. Un rene e mezzo polmone, praticamente. Allora, e vi abbiamo quasi finito. E qui abbiamo, sempre con una doppietta di matite, un altro di Sephora. E questo è la numero 23, che è un rosa malva chiaro. Ora andiamolo a provare qua sotto. Bello anche questo colore, fantastico. E l'ho abbinato sempre con due matite. Questa è di P2 ed è Perfect Color Lip Liner. Il numero è 130 First Lady, cioè io, scusate. Ecco qua, e questa ci sta veramente a bomba, è la sua proprio. E poi, nel caso in cui questa non fosse più reperibile o fosse difficile reperimento, anche un'altra sempre dell'Everlasting Color, la 404, che anche questa devo dire se la cavicchia. Sembra forse un cincinino più scura, ma è proprio una cosa impercettibile. Già, una volta che avete fatto il contorno labbra e l'avete sfumata, è praticamente perfetta. Mi piace, ti sta bene, metti che ho fatto, mi piace. Dopo di qui abbiamo di nuovo Clio, un altro Liquid Love, e questo è un altro di quei colori che a me mi fanno uscire fuori de cabeza, come si dice, proprio fuori de cabeza. E qui mi è volato il tappo. E qui ho addirittura tre abbinamenti, perché non è stato molto facile riuscire a trovare una matita che si potesse abbinare, soprattutto tra quelle ancora in commercio. Io non sono certa che quelle che ho scelto lo siano ancora. Perché guardate, questa è quella di Sephora. Io pensavo che fosse uguale, e invece no, è molto molto più scura e molto più sanguinolenta. E quindi mi sono dovuta impegnare verso altri lidi. Eccola qui. Mamma mia, quanto è bello questo colore! È proprio torbido, lussurioso. Io l'ho abbinata con queste matite qua, Draw the Line, però non so se ci sono ancora, di Essence Instant Color Lip Liner. C'è sta pure il temperino dietro e il colore è, che te lo dico a fare. Allora, la numero 14, Catch qualcosa, però si è cancellato. Comunque è la numero 14, quindi se non riesco a reperire il nome, almeno vi potete orientare per quanto riguarda il colore. E questa ci sta piuttosto bene. Poi
Questa qua è sempre, non mi ricordo, questa mi sa che l'hanno addirittura tolta, soft contouring. Ditemelo voi, devo andare a controllare sul sito di Cosmetic for Less. Questa è la 03 Deeply Intoxicated, o Intoxicated, Deeply Intoxicated. E anche questa mi sembra che si abbini piuttosto egregiamente. Poi l'ultima che ho trovato, queste credo siano uscite adesso o comunque quest'anno, 6 True 6 Ore Lip Liner Waterproof. Il colore è 03 Margot Please e vi faccio vedere che anche questa, anzi, questa forse è proprio quella che va meglio tra tutte le tre. Quest'ultima penso che sia proprio perfetta, semplicemente perfetta. Ora, ultimi due abbinamenti e sono un'altra di Sephora, perché a me piacciono tantissimo queste rossetti liquidi di Sephora. La 13, la più famosa del mondo, tutti impazziti per questo rossetto liquido. E vediamo l'abbinamento che ho trovato. Ora ve la metto qua giù. Poi levate tutti questi swatch, gioia. Te la voglio vedere. Anche perché è quasi tutto waterproof. Yeah. Allora, sempre Kiko ci è venuto in aiuto, sempre con le Smart Fusion Lip Pencil, la numero 529. E anche qui diciamo che il match ci sta. Forse può essere leggermente più scura questa. Ma alla fine come abbinamento non mi è sembrato assolutamente niente male. Ultimo abbinamento è questo. Questo è un tipo di prodotto che non ho visto praticamente per niente da nessuno youtuber. E sono questi rossetti con l'applicatore Puff di Too Faced, sempre usciti nella linea Peach. Infatti hanno un profumo assolutamente divino e secondo me sono stupendi, però non si sta a fidare nessuno. A me piacciono veramente un sacco. Rimangono proprio. Io li vedo più proprio anche questi come dei rossetti da tamponare. Secondo me sono ottimi, soprattutto in estate. L'abbinamento l'ho fatto con una delle mie matite preferite di Kiko 304 della linea Creamy Color Comfort Lip Liner, che sono delle matite assolutamente pazzesche. Il colore è questo e penso che si abbini veramente molto bene. Ecco qua, vi faccio rivedere un attimo la carrellata degli swatchami. E questi sono tutti gli abbinamenti che sono riuscita a creare con questi rossetti. Io spero che il video vi sia stato utile. Spero che vi abbia intrattenuto un pochino, che vi abbia un po' magari anche divertito. E spero che possiate metterlo a frutto. Magari avete bisogno di trovare dei match, degli abbinamenti, magari ho citato anche dei rossetti che avete o delle matite che avete. E niente, fatemi sapere qua sotto con dei commenti che cosa ne pensate, se avete fatto i miei stessi abbinamenti, se usate questi prodotti, se vi piacciono, se non vi piacciono, come vi trovate. Fammi un po' di chiacchiericcio, insomma, un po' di chiacchiericcio mega poso. E niente, ringrazio ancora Mandorla Mara per avermi dato questo ottimo suggerimento per un video utilissimo. Ringrazio tutti voi che mi seguite, che guardate i miei video, che vi siete iscritti al mio canale, che lasciate un like o anche un dislike, perché no, è sempre una manifestazione di gradimento o meno. E se avete trovato il mio video interessante o magari vi sono anche solo un cincino in simpatica e siete capitati ora su questo canale, io sono Amatta, The Dark Drop Fabiana Lizzi, faccio la make-up artist e sono un po' la sorellella del make-up. Se vi va, sostenetemi iscrivendovi al canale, swipeando la campanellina e magari dando anche un vostro supporto o un vostro apporto con i commenti, come ha fatto appunto Mandorla Mara suggerendomi il video di oggi. Quindi
Con questo è veramente tutto perché la logorrea è il mio male maggiore, vero? Io potrei anche andare avanti a parlare per 12 ore consecutive, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Miau miau!